Buonasera, anche questa settimana ben ritrovati in Salus il Medico Risponde, la trasmissione, ormai lo sapete molto bene, che abbiamo creato per cercare di renderci un po' più consapevoli per quanto riguarda la nostra salute. Sapete che questa trasmissione crea un ponte virtuale con le vostre abitazioni, avete infatti la possibilità di attraversare questo ponte e entrare direttamente nello studio, lo potete fare utilizzando la vostra voce componendolo 049. 848 1998 oppure se non volete usare la voce, ma comunque avete qualcosa da chiedere, potete mandare un SMS al 392 666 0099. Eh, questa sera vedremo di farci una cultura eh, e mi rivolgo soprattutto alle signore, un po' più consapevole in relazione ad un argomento particolare che eh, rientra sotto l'espressione masse pelviche. È eh, un argomento che cercheremo di sviscerare con l'aiuto. Come sempre, di un esperto molto qualificato. Ve lo presento con piacere perché è un ritorno: è il dottor Giorgio Giorda, dottore ben ritrovato. Buonasera. E la saluto con una nuova qualifica questa sera, perché lei è, è il nuovo direttore responsabile, direttore responsabile facente funzioni della eh, divisione di oncologia chirurgica ginecologica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, che eh, ha avuto come eh, direttore, come guida eh, fino al momento di questo passaggio di consegne il dottor Campagnuta, che salutiamo, che abbiamo avuto eh, anche in questo studio come ospite, e che ci ha aiutato come farà questa sera ancora il dottor Giorda a conoscerci un po' meglio, certo. a volerci un po' più bene e soprattutto a fare attenzione a segnali che possono essere effettivamente scomodi, difficili, eh, parliamo di un centro di riferimento oncologico, quindi è chiaro che la materia spesse volte è, è impegnativa, diciamo, eh sì. impegnativa. Allora, io ho parlato di masse pelviche, un'espressione che a qualcuno probabilmente non dice nulla, quindi io direi, dottore, se è d'accordo, partiamo proprio con l'ABC, eh, cercando di capire che cosa si intende con questa espressione, massa pelvica. Beh, quel, sicuramente la gente capirà il termine di pelvica, la parte bassa. Secondo del... me capisce di più: massa. Massa! Secondo me <ride> sì, dà più l'idea di, di un mm. qualcosa che occupa di, spazio. Che occupa spazio. Di, oh, eh, Voluminoso e la pelvi è quella zona dell'addome, la parte bassa, dove ci sono tantissimi organi importanti. Nelle donne c'è l'utero, ci sono le ovaie, c'è la vescica, c'è il retto e tutte queste formazioni anatomiche possono dare delle formazioni che occupano spazio, mm. che sono appunto le masse. E il problema è diagnosticarle in maniera, diciamo, non, possibilmente non invasiva, per cercare di evitare. E interventi inappropriati o eh, inadeguati certo. perché alcune sono benigne e necessitano di un tipo di trattamento meno radicale, altre sono meno benigne e hanno bisogno di un trattamento più radicale. Importante il lavoro che si chiama il workup diagnostico preoperatorio, è importantissimo perché porta al, il paziente ed il medico a operare in maniera più oculata certo. definendo prima i limiti dell'intervento. Certo. Già abbiamo detto una cosa molto importante, cioè che le masse pelviche possono essere benigne o maligne. E che cosa uh, vi permette di escludere la malignità? A volte eh, si arriva all'intervento con il dubbio, per cui l'intervento fa parte dell'iter diagnostico, perché noi abbiamo tecniche fondamentalmente di imaging o altre tecniche che sono. I marcatori, i marcatori tumorali che ci aiutano, sono di ausilio alla mh, diagnosi preoperatoria di queste masse pelviche. Generalmente l'iter prevede l'utilizzo della visita ginecologica, nel caso ovviamente delle donne, e, e l'utilizzo in prima battuta dell'ecografia transvaginale o pelvica comunque. Successivamente sulla scorta di questi due elementi si approfondisce la diagnostica utilizzando i marcatori o utilizzando altre tecniche di imaging che sono la TAC o la risonanza magnetica. La usa raggi e la risonanza magnetica invece non usa raggi ma usa l è l è l è il campo magnetico per interrogare queste masse. Sono questi quindi gli strumenti diagnostici eh più importanti per voi sì, per sì. arrivare ad una diagnosi il più possibile eh, certa o comunque molto vicina molto alla, alla, certezza. alla certezza, molto vicina alla certezza, ma a volte, come dicevo prima si giunge proprio all'intervento chirurgico che una volta si eseguiva solamente mediante taglio, ora più modernamente in maniera meno invasiva, non è mai non invasivo, è sempre invasivo ma meno invasivo con la laparoscopia che consente di accedere alla pelle e di poter vedere e analizzare queste masse. Allora prima di parlare della laparoscopia che comunque è un tipo di approccio e di intervento molto utilizzato, molto... Uh, comune ormai nella, okay. nella, pratica, nella vostra pratica medica, um, vediamo di uh, chiarire allora perché abbiamo elencato tutta una serie di strumenti che avete a disposizione. Abbiamo visto la diagnostica per immagini, quindi sì. uh, velocemente l'abbiamo uh, passata in rassegna. Uh, lei ha fatto riferimento anche ai marcatori, sì. che è una parola che effettivamente sentiamo, ma che magari non sappiamo tradurre. Certo. Uh, quindi mh, cercare di. Uh, definire un po' meglio il marcatore per noi potrebbe essere importante, eh, più che definirlo, uh, capire sì. che cos'è. È una traduzione del, del termine inglese marker, che indica più che altro la mh, presenza di sostanze che si possono dosare nel sangue e che sostanze che vengono prodotte dalle masse stesse, prodotte o non prodotte, perché anche l'assenza di un determinato tipo di marcatore può essere diagnostica e questi marcatori che generalmente sono delle proteine o, o glicoproteine che vengono prodotte dalla massa e vengono liberate nel sangue, si possono dosare il loro dosaggio, la loro valutazione assieme alla valutazione clinica e valutazione strumentale di imaging, ecografia, TAC e risonanza magnetica consente di ottenere il più possibile una diagnosi abbastanza corretta prima dell'intervento chirurgico, quindi, quindi a scatola chiusa. Quindi procedere solo con il marcatore No, è non è opportuno, non solo non è opportuno, ma è stato anche studiato, soprattutto in Inghilterra, che è proprio inappropriato, crea più false diagnosi e più interventi, più danno da intervento inadeguato mm. che vantaggio reale. Perché il limite è quello di creare magari un'immagine un distorta della realtà. E diciamo entrando nella terminologia tecnica, ogni procedura di tipo diagnostico è. E il marcatore è una procedura di tipo diagnostico. Prevede due valori su cui si aggira mm. diciamo, la bontà: sensibilità e specificità. Sensibile è, uno, è un, una, un, 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 diciamo un esame o un marcatore che vede molto bene, che vede quasi tutto. Specifico, invece, che è quello che individua correttamente la benignità o la malignità. Importante, eh, sono importanti entrambi perché il marcatore sensibile consente di, fare, di, di, di non lasciarsi scappare malattia il marcatore specifico consente invece di evitare eh, interventi inutili. Certo. Però queste caratteristiche eh, non sono appannaggio del, diciamo, del, del, della natura umana, comunque della scienza, non c'è mai il 100%, né nella sensibilità né nella specificità. Bisogna, bisogna diciamo, che devono essere corroborate da altri tipi di indagini, che sono anche Combinate... la visita clinica. Visita clinica o visita di imaging? E tra eh, l'eco transvaginale, la risonanza magnetica e eh, l'attacco, che sono un po' le, le indagini per immagini eh, più, più frequenti, mm. direi, anzi sono le indagini più frequenti da questo punto di vista, qual è quella che eh, è più funzionale? dal punto di vista diagnostico, se ce n'è una più funzionale dell'altra. Non, non c'è un esame principe, mm. diciamo vanno messi in correlazione, perché hanno delle zone di, uh, diciamo di, di, ombra. di, di, di sovrapposizione mm. per cui vedono sostanzialmente la stessa cosa, mentre ciascuna vede cose diverse, Ho ad capito. esempio la risonanza magnetica è molto utile per interrogare la natura dei tessuti, ci dice se una, una cisti, una massa pelvica, Uh, mentre ecco, facendo un esempio pratico l'ecografia ci dice se la massa è, è piena di acqua quindi liquido oppure sì. solido se è omogenea o disomogenea la risonanza magnetica interroga il tessuto e ci dice se c'è sangue se c'è proteine se c'è un, un tessuto mucinico quindi ecco. non solo la consistenza, ma la, la, la struttura la, struttura. la risonanza magnetica ha la caratteristica di interrogare fisicamente la struttura del del, del tessuto. E cioè. l'ecotrasvaginale che caratteristiche ha L'eco ecco, L'ecotrasvaginale deriva, è un, una figlia dell'ecografia tradizionale sì. per via transaddominale, ma ha il vantaggio di portare la sonda molto vicino agli organi interessati, che sono quelli pelvici. Una ecografia transvaginale è inappropriata per l'alto addome, certo. per uno stomaco, per un colon, per esempio, mentre è molto utile. Nella, nella pelvi, perché introducendo la, la, la sonda per via vaginale si porta il trasduttore, cioè quello che interroga il tessuto, molto vicino alla zona da, da, da interrogare. Questa immagine che stiamo vedendo. Questa è un'immagine di un utero con dei fibromi che rientrano nell'ambito della diagnostica delle masse pelviche e questi sono di tipo benigno. Mm. A volte ci sono anche delle degenerazioni. Del tessuto che produce i fibromi, che è il tessuto muscolare dell'utero, di tipo maligno è molto più raro, la diagnosi spesso preoperatoria è molto spesso difficilissima. Quindi cui bisogna cui arrivare, al arrivare all'intervento. All per... Anzi, è neanche all'intervento, bisogna arrivare proprio all'anatomia patologica, al vetrino, che è spesso con un lavoro di, di diagnostica, di anatomia patologica molto, molto complesso. Allora, eh, cominciamo a passare in rassegna le patologie benigne. Quindi queste masse... E' parlato di, come ginecologo essenzialmente sono le cisti ovariche o le masse uterine di tipo benigno. Abbiamo visto i fibromi e nell'ambito dei fibromi che sono appannaggio dell'utero ma qualche volta anche dell'ovaio, hanno delle caratteristiche particolari ma sono sostanzialmente strutturate con il tessuto muscolare, mentre invece il tessuto epiteliale, cioè... Quello che, che fa la, il tessuto ovarico può dare origine a delle formazioni che sono, possono essere piene di, di liquido. Ecco cosa ecco, eh, stiamo vedendo qui: una cisti ovarica di tipo dermoide, quelle caratterizzate da grasso, capelli, eh, denti, a volte tessuto osseo, che è stata esportata in maniera completa, conservando quasi completamente l'ovaio. Ecco, stiamo rivedendo eh. adesso. Questa viene nucleata dalla parte interna, quello che rimane. Quella che vedete, quella buccia, è in realtà la parte nobile dell'ovaio, quella che ha i follicoli, che permette l'ovulazione, uh -huh. che permette le gravidanze, mentre questa, questa ciste che si era sviluppata all'interno è di quelle di tipo. Uh, cisi dermoide quindi che consistente, diciamo, solida. È, son, è, è una particolare struttura. Praticamente rappresenta una specie di abbozzo dell'organismo. Naturalmente mal strutturato perché c'è certo. dentro tessuto epiteliale, cappelli, a volte eh, dicevo prima denti sì. o pezzi di osso. È una. Avanzi, o, diciamo, eh, in qualche modo. diciamo una, una struttura un piccolo organismo messo alla rinfusa. Ok. Sì, che fa un po' effetto, effetto un sì. ma è molto genere. simile a volte a delle cisti che si trovano anche sul, sull'osso sacro all'esterno vicino mm. al canale anale che danno spesso dei de grossi problemi di tipo più che altro funzionale perché ci certo. si siede sopra eh, mi tolgono curiosità sì è vero eh, <ride> potrebbe dare parecchio fastidio <ride> in effetti mi tolgono curiosità l'ovaio policistico <ride> Può rientrare eh, nella classificazione delle masse pelviche oppure no? Eh, il termine ovaio policistico è un termine tecnicamente corretto, ma a volte crea dei, dei fraintendimenti nella popolazione, nella gente che mm. non conosce, perché l'ovaio policistico è una caratteristica dell'ovaio che non ovula bene mm. e che invece di fare ovuli, belli grossi di 2 cm, 3 cm ogni mese, fa piccole cisti perché non ce la fa a farli maturare. In realtà la, la, è una struttura che non dà origine alla massa pelvica perché le ovai sono appena appena aumentate di volume, è generalmente diagnosticate solo con l'ecografia, neanche con la visita pelvica, mentre la massa pelvica si fa sì, sentire, bisogna... si fa percepire già con, con la visita. E in realtà queste microcisti diffuse sono assolutamente benigne perché sono dei follicoli non abbastanza maturati però crea sempre sconcerto perché già la gente è preoccupata di avere una cisti figurati molte sì, <ride> sì, 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 o cisti crea una certa un certo apprensione che però è assolutamente fuori, fuori luogo le cisti liquide le cisti liquide sono cisti liquide è una terminologia popolaresca per dire che sono cisti eh, con, con contenuto di tipo Acquoso vanno enucleate anche queste, vanno tolte non nella tutte, loro interezza perché diciamo, possono essere svuotate diciamo, e possono, non necessariamente devono subire un intervento perché ci mh. sono delle cisti che chiamiamo disfunzionali cioè legate a un'alterazione del ciclo ovulatorio un follicolo che ad esempio sfugge al controllo e mh. cresce in maniera misurata e normalmente dicevo i follicoli vanno dai 2 ai 3 centimetri, quando cominciano a diventare i 4-5 cm, occupano uno spazio che non è proprio dell'ovaio e che quindi cominciano a dare fastidio. Questi cisti disfunzionali a volte possono o essere trattate col semplice follow-up, cioè il semplice controllo senza trattamento, oppure con trattamenti estroprogestinici tipo pillola o similari, mettendo l'ovaio a riposo, altre volte invece sono cisi disfunzionali che non se ne vanno, hanno bisogno di essere diciamo, operate a volte le cisti sembrano disfunzionali ma in realtà sono organiche perché hanno una struttura, una capsula particolare che non le farà mai regredire spontaneamente e queste hanno bisogno di solito di essere seguite e ad un certo punto operate. Certo. Però è una decisione che non si può dare a priori, va sempre valutato nel singolo caso, come sempre. Indubbiamente. E parliamo della relazione anche tra cisti ed endometrio? Allora, l'endometrio è la porzione che si trova all'interno dell'utero e che dà la mestruazione, sì. è quello che risponde al, eh, diciamo alla stimolazione ormonale prodotta dal, dall'ovaio in maniera sequenziale, in maniera funzionale, è quello che prepara, l'ovaio prepara l'ovulo, arriva allo spermatozoo che viene fecondato, se l'endometrio è preparato opportunamente, allora l'ovulo fecondato può essere, può essere insediato nell'utero. È una struttura che la natura ha pensato in maniera molto perfetta. Quando l'ovaio stimola male, perché ad esempio forma cisti, può dare stimolazioni alterate a livello dell'endometrio stesso e quindi ci possono essere delle connessioni per cui abbiamo sia cisti ovariche disfunzionali che producono in maniera alterata gli ormoni, sia un endometrio disfunzionale a lui stesso. Quindi a seconda di dove si forma, si... Uh, trova la cisti, ci sono anche eh, diverse eh, metodologie di intervento o uh, no, alla fine la chirurgia? La metodologia di intervento è la stessa per via laparoscopica, il problema è cosa fare poi quando si è all'interno del, della, della pelvi, la decisione che deve essere il più possibile diciamo, mh, elaborata in fase preoperatoria mm. è quella, togliamo tutto l'ovaio, Conserviamo l'ovaio, togliamo la cisti, perché fino adesso abbiamo parlato di cisti benigne, ma sì, a volte ci sono sì. dei cisti maligne. E adesso dovremmo cominciare a parlare anche di questo. E togliere to il, quasi inevitabilmente lavorando sulla cisti, abbiamo visto prima il caso di una cisti nucleata in maniera completa, ma se la cisti è un po' più grande o di altro tipo di struttura, spesso e volentieri durante l'intervento tende a frantumarsi, a rompersi. Quindi li libera il liquido. Se il liquido che libera è di tipo benigno non, non c'è problema. Se invece è di tipo maligno può causare dei problemi perché diciamo, si semina del tessuto tumorale all'interno all della pelvi e poi sotto per effetto della pressione creata dalla paroscopia all'interno dell'addome. Quindi per questo la diagnosi preoperatoria è fondamentale da questo punto di vista. A volte ci possono essere delle condizioni per cui eh, bisogna concordare prima col il paziente. il il cosa fare durante l'intervento, il paziente addormentato non può dare un consenso pieno Chiaro. in quel momento, allora lo deve, bisogna cercare di ovviare precedentemente valutando tutte le varie opzioni che possono capitare. Quindi già ragionare con. Se troviamo con la questo, facciamo questo, se troviamo quell'altro, facciamo quell'altro. Già preordinare. Quindi già concordare, concordare in qualche modo sì. una, una procedura di sì. intervento. Mh, procedura che noi nel nostro ospedale facciamo costantemente: Teniamo, eh, concordiamo sempre, inevitabilmente, col paziente, lasciando poi sempre un margine per l'ineluttabile, certo. comunque l'imponderabile. Certo. e in, Di solito i pazienti danno mandato ampio poi di gestire certo allora cominciamo ad entrare anche nell'argomento un, un po più complesso un po più difficile delle cisti maligne mm. hanno delle caratteristiche specifiche eh, non in tutti i casi ovviamente che però magari già in fase diagnostica vi permettono di eh, capire che siete di fronte a qualcosa di eh, più delicato eh, allora, ehm... Innanzitutto una precisazione, perché parliamo di cisti benigni e di cisti maligni, ma ci sono anche le cisti, tra virgolette, le masse pelviche intermedie, che sono i tumori. Borderline o a basso potenziale di malignità. li facciamo? Perché avevo pensato di tenerli ah, come. No, vabbè, è, ma tanto, caso, tanto, Però possiamo benissimo, adesso, sì. possiamo benissimo farlo e, adesso. Possiamo benissimo farlo adesso. Mentre per la cisti benigna le caratteristiche sono abbastanza chiare, per la cisti maligna unica a volte ci possono essere dei problemi diagnostici preoperatori. Chiaro che se la malattia, la cisti maligna, è avanzata, cioè ha già dato disseminazione all'interno dell'addome, dell allora non è tanto la cisti stessa che ci dà l'indicazione della malignità quanto la presenza di malattia nel, nel, nell'alto addome. E' ad esempio la TAC che è molto utile da questo punto di vista più che l'ecografia per dirci se c'è malattia nel resto dell'addome. Allora, la interrompo un attimo perché noi stiamo vedendo delle immagini un po' particolari. Noi stavamo parlando appunto adesso delle cisti maligne però... Eh... Questa, questa è una cisti benigna che che viene enucleata, mentre prima ho visto che scorrevano le immagini, c'erano cioè, questi specie il, di alberelli, eh, infatti, di alberelli infatti, che infatti, si vedevano e questo era un, ci, un tumore, il tumore borderline, borderline. quindi eh, visto che abbiamo le immagini a disposizione, concentriamoci su questo. Il tumore borderline è un tumore maligno, ma ha un basso potenziale di malignità per cui può essere gestito anche in maniera conservativa. Per cui eh, ecco questo qua che, che si vede. Però voi vi ascoltato. accorgete eh, del fatto che sia borderline. E il borderline è... è una diagnosi anatomopatologica, però l'esperienza può condurre a una diagnosi suggestiva già in fase preoperatoria. Maggiormente suggestiva durante l'intervento e poi viene confermata dall'anatomia patologica. A volte ci sono però delle, delle formazioni che sembrano borderline e poi all'anatomia patologica tali non sono. Quindi, spesso si è costretti, costretti a dover operare due volte la paziente perché si fa una prima valutazione laparoscopica di eh, natura della malattia, e poi con eh, l'anatomia patologica precisa in mano si discute. E in maniera molto più corretta certo. col paziente, con la paziente. Allora, ci fermiamo un attimo perché siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria. Ci ritroviamo subito dopo e partiamo proprio da questo punto. Facciamo un po' il riassunto di che cosa significhi uh, tumore borderline. Ci vediamo tra poco. Seconda parte della nostra trasmissione dedicata alle masse pelviche in compagnia del dottor Giorgio Giorda, direttore responsabile facente funzioni della divisione di oncologia chirurgica ginecologica del centro di riferimento oncologico di Aviano. Stavamo parlando all'interno di questo universo molto composito delle masse pelviche, dei tumori borderline, che sono queste eh, formazioni eh, che lasciano sempre un po' Uh, con il dubbio prima di cominciare a verificare, a vedere e spesso la certezza arriva proprio in, uh, in, ultima, in ultima istanza diciamo con, con il vetrino, il vetrino sì. prima. Eh, allora il tumore borderline uh, come, come vi approcciate con questo tipo di, 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 di tumore, di, eh. di formazione? Innanzitutto a differenza del tumore eh, maligno classico, quello tradizionale è molto meno frequente purtroppo perché in realtà ha una prognosi molto buona. Mm. Eh, ecco, la, e già questo, è, già questo è, 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 rassicurante. è rassicurante. La diagnosi per operatoria è molto complessa, è difficile. La diagnosi di solito avviene o intraoperatoria proprio col vetrino e consente anche un trattamento per le giovani donne anche di tipo conservativo che può concedere anche delle gravidanze in futuro. Questo è appannaggio anche di certi tipi di tumori maligni molto ben caratterizzati, però nel tumore borderline diciamo che raramente c'è bisogno dell'intervento demolitivo. Ma il tumore borderline ha delle caratteristiche fisiche allora anche che vi permettono di... Eh... Ha delle caratteristiche fisiche macroscopiche che si vedono durante sì. l'intervento, ma soprattutto di tipo microscopico che si vedono al vetrino, che a volte grosse masse che sembrano enormi. Dal punto di vista macroscopico in realtà sono tumori borderline perché è la loro caratteristica biologica che viene descritta a livello dell'istologico del vetrino. Perché a me verrebbe da profana, ovviamente. Mi verrebbe da pensare che nel momento in cui eh, siamo di fronte ad un tumore borderline, quindi siamo lì mm. mh, sul confine tra buono e cattivo. Mi verrebbe da pensare nel dubbio tolgo tutto. Allora, però Corre non è così. Più correttamente si parla di tumore Morderline, ma in realtà in, la traduzione del termine inglese corretto dovrebbe essere tumore a, a basso potenziale di malignità, nel senso mm. che tende a metastatizzare, ma invade poco i tessuti, ha dei tempi di, di recidiva molto lunghi, consente, è una, una specie di patologia, tra virgolette, cronica. Che si cronicizza e che consente di agire con tranquillità, mentre invece la controparte maligna pura dell'ovaio è molto rapida, molto aggressiva sì. no? e invade rapidamente i tessuti. E... Mentre è una caratteristica anche biologica che condiziona anche la terapia successiva, mentre il tumore classico maligno, molto aggressivo, a rapida proliferazione. E viene trattato anche con la chemioterapia, chirurgia e chemioterapia, sì. nel tumore borderline la chemioterapia non funziona perché sono cellule che si riproducono con, con lentezza e quindi la chemioterapia su questi ha poca efficacia. La chirurgia svolge un ruolo fondamentale ed è nella maggior parte dei casi conservativa fino all'ottenimento diciamo di quello che è lo scopo riprodu riproduttivo, dopodiché tendenzialmente si tende a appunto ad asportare tutto utero e ovaie perché è, è terminata la fase, diciamo, eh, di eh, ricerca della gravidanza, di conservazione e quindi per ridurre al minimo le recidive si si effettua il, tr il trattamento più radicale. Lei diceva eh, tumori che eh, permettono spesso un intervento di tipo conservativo, soprattutto nelle giovani donne. Questo significa che sono tumori eh, che possono colpire donne eh, in tutta eh, la loro vita fertile? Sì, mentre il tumore dell'ovaio maligno è tipico della fase avanzata, cioè perimenopausa o postmenopausa, mm. il tumore borderline è più appannaggio delle, delle giovani donne, no? Eh, si riscontra anche in post-menopausa ma è più raro e quindi consente a queste mh, signore di poter gestire anche una, uh, un trattamento conservativo non ci deve far prendere dal panico sì, sì, eh, sì, di beh, anche questo è un messaggio, messaggio importante perché, perché si può gestire tranquillamente anzi eh, mentre l'altro tipo di tumore non consente molti spazi di tempo no, di, de decisionali nel tumore borderline si può anche eh, temporeggiare in attesa di magari consultazioni, verifiche più accurate o comunque dal tempo dal quindi, tempo, dal ecco tempo, questa sì. è la cosa importante mm. di questo tipo di tumore mentre nell'altro che... bisogna correre eh, infatti, mm. infatti. Eh, ritorniamo allora, adesso che abbiamo un po' eh, analizzato anche il capitolo del tumore borderline ritorniamo alle cisti maligne e ripetiamo un po' quello che stavamo dicendo prima perché eh, con la sovrapposizione delle immagini abbiamo interrotto un Discorso importante che, stavamo, che avevamo iniziato, e cioè quello che eh, un tumore, una formazione di tipo maligna eh, dà delle indicazioni eh, precise a livello proprio di localizzazione e anche di, non dico di complicanze, ma di effetti collaterali. Eh, ripetiamo allora, allora se è d'accordo questa mentre, parte. Mentre generalmente una cisti benigna è di tipo acquoso o può essere riempita da sangue tipico dell'endometriosi, sì. oppure da grasso, eh, capelli eh, e ossa, come avevo visto prima, prima. e, e, e questi tre tipi, tipologie, ma ce ne sono anche delle altre, sono, diciamo, uh, si possono diagnosticare con mh, le tradizionali eh, imaging. Le cisti maligne hanno delle caratteristiche che però sono sovrapponibili anche alle benigne, quindi vanno integrate anche con l'analisi dei marcatori. Generalmente le cisti maligne sono di tipo solido, disomogeneo, per cui hanno una componente liquida ma hanno anche una componente solida. Mm. E sono riempite di sostanze a volte proteinacee che ad esempio somigliano a livello ecografico a quelle dell'endometriosi, ma la risonanza magnetica le riesce ad escludere, perché abbiamo detto prima, la risonanza magnetica sì. interroga il tessuto, dice è, è sangue oppure è proteina? no? E quindi facendo l'insieme della valutazione di tipo... Globale, ovviamente utilizzando tutti questi sistemi, riusciamo ad avere una efficacia nella diagnostica per preoperatoria che può arrivare anche all'80%, quel 20% a volte viene discriminato all'interno dell'intervento, o a volte neanche all'interno dell'intervento, ma proprio sul vetrino. Il allora, problema, eh, quel eh, no, pro, il problema eh. è che. Eh, avere un'idea del, 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 della cisti di tipo maligno o, o la certezza di benignità preoperatoria perché vanno gestite diversamente come livello di intervento. Cioè. Nel caso del sospetto di cisti maligni a volte bisogna concordare magari di togliere l'ovaio in toto per evitare appunto di romperlo all'interno della cavità addominale e questo tipo di, di approccio a volte può essere condizionato da, tra da dei falsi positivi, la cisti sembrava maligna, i marcatori indicavano questo, la risonanza magnetica indicava questo, si toglie l'ovaio e poi si scopre che è una patologia di tipo benigno ma atipico nella sua manifestazione, riconosciamo di aver avuto magari il fallimento di aver tolto inutilmente un ovaio tra virgolette affetto, non sano, ma affetto da patologia benigna, però il rischio di rompere una cisti maligna all'interno dell'atome dell è, è molto pesante e può condizionare anche la vita futura. Cioè, Quindi, a volte il rischio che, diciamo, di, di errori diagnostici preoperatori o anche intraoperatori è, è legittimo. Sì, eh, oltretutto è fatto in funzione della tutela della vita della donna, quindi certo. se si decide di procedere soprattutto in centri altamente specializzati come il vostro, perché prima di arrivare a un intervento altamente demolitivo o totalizzante, eh, prima di arrivare a questo in centri come quello di Aviano per esempio, eh, significa aver veramente valutato tutto lo spettro del possibile certo, sì. e eh, aver fatto un iter mh, il più possibile garantista. Beh. C'è da dire che però la stragrande maggioranza di delle, delle masse pelviche viene, viene diagnosticata perifericamente. Sì. Per cui normalmente la situazione in cui ci si trova viene diagnosticata questa massa, c'è il dubbio, allora si fa riferimento a un centro di più alta specializzazione sì, per fatto. poter definire meglio la diagnosi. Perché eh, ovviamente ci, le masse pelviche sono estremamente frequenti ed è impensabile che un centro di riferimento debba drenare tutte senza scrivere, altrimenti si trova. Sarebbe ingolfato il sistema ralentirti. e non ci sarebbe più la possibilità di garantire un'assistenza altamente qualificata alle donne o comunque mm. alle persone che hanno un effettivo bisogno di un intervento uh, così uh, specialistico, diciamo certo. proprio. Infatti, nell'ambito della diagnostica di, di triage, di selezione. Entrano dentro, la, la, come dicevo prima, la visita pelvica, l'ecografia transvaginale, eventualmente la risonanza magnetica, la TAC per indicare, eh, una, 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 domanda, indicare o meglio, una risposta ben precisa. e da trattare perifericamente o è meglio mandarla in un centro certo. avanzato? Certo. Il tumore maligno, la massa pelvica <ride> la cisti con caratteristiche di malignità. Può essere eh, trattato in via laparoscopica o c'è bisogno di un intervento più massivo? Più... Generalmente <ride> il trattamento del, del, uh, del tumore ovarico viene effettuato solo per la parotomia, tumore ovarico avanzato, mm. significa massa pelvica che però è disseminata al resto dell'addome. È possibile effettuare un trattamento conservativo per via laparoscopica ma che si limita a un trattamento... Oh, Stiamo parlando di tumore maligno, maligno non maligno, borderline, maligno. maligno, limitato ad un solo vaio, con certe caratteristiche estologiche. Allora, in quel caso si può conservare la fertilità, e in quel caso può essersi previsto l'approccio tipo laparoscopico, che però deve comprendere come elementi fondamentali l'esportazione anche parziale, comunque dell'omento, che è un, una sostanza grassosa all'interno dell'addome, e soprattutto dei linfonodi, perché c'è una. Un 20-30% di tumori apparentemente in primo stadio che in realtà hanno già colpito linfonodi e fanno diciamo, traslare dal primo stadio al terzo stadio solo per il fatto di aver colpito linfonodi. Ed è importante saperlo perché a questo punto. Il trattamento non può non essere più conservativo e comunque la chemioterapia deve essere diciamo, certo. consi considerata come opzione, seconda opzione terapeutica, che non è, in realtà non è un'opzione, secondo trattamento, perché il primo trattamento è comunque chirurgico. Quanto incide la familiarità? C'è una quota attorno al 5-7% di tumori ovarici familiari che però fanno parte di una grande famiglia di tumori. Eh, Tumori diciamo, genetici che comprendono la mammella, mm. l'ovaio, l'endometrio e anche, un altro, in misura minore, un altro tipo, il colon, e sono eh, fondamentalmente delle varie sindomi genetiche caratterizzate da determinati cromosomi alterati che si tramandano per via genealogica. E che comprende il BRCA1 e il BRCA2 e la sindrome di Lynch, che invece è associata a tumore del colon e a tumori di tipo ginecologico. Eh, mi trovo una curiosità: eh, noi stiamo parlando in maniera molto tecnica, molto sì. distaccata. Sì. Di queste patologie che per una donna sono ovviamente devastanti solo nel pensiero. E che tipo di approccio c'è nei confronti della paziente come, come equip medica, proprio? Che e accompagnamento potete garantire anche di fronte alle paure di una donna? Il, ovviamente il, il discorso di tipo distaccato, perché ne stiamo parlando a tavolino. Infatti, infatti quando... cioè mi metto nei panni di una donna che arriva davanti mm. al chirurgo e deve decidere della sua vita in qualche modo. Eh, Va individualizzato. Generalmente i pazienti che hanno un, un tumore o sospetto o hanno la certezza di avere un tumore maligno sono molto spaventati. Eh, eh, sì. Figurarsi, vorrei eh, vedere, sì. no? Non fosse così. E generalmente non sono in grado spesso di ragionare mm. razionalmente. Allora bisogna anche eh, assecondare la loro natura emotiva senza per questo perdere la testa il chirurgo, no? E, certo. e va comunque cercato di capire perché ci sono le paure, ci sono i pianti, ci sono i momenti di sconforto. Ma l'improvviso mette in discussione tutta, tutta la vita: c'è la, la pelle tutto, di mezzo, eh sì. è tutto quello che ne che Poi ne immaginiamo è. se eh, c'è una famiglia di mezzo, se magari ci sono figli. È è veramente questo, una spe cosa... Spesso è il, eh, il, la preoccupazione, soprattutto delle giovani donne che dicono: Sa dottore, c'è un bambino piccolo, tira su. Certo. No. E, Lì non, non ci sono delle regole, lì si tratta di, di cuore o meno. E bisogna, quello che bisogna fare è effettivamente porsi davanti alla paziente con la naturalezza, lasciando da, da parte la tecnica, la razionalità, il cognitivo. Il camice anche magari oh, qualche volta. Il camice è già lasciato fuori da tempo. <ride> no, bisogna avvicinarsi con, veramente con affettività a queste persone. Ancora prima che pazienti. Eh, che si stanno giocando la pelle, no? È importante è fondamentalmente proprio quello di cercare di capirle, perché ognuno ha bisogno di essere trattata in maniera individualizzata, no? Non è facile a volte capire, a volte si si usano delle metodologie che ovviamente sono un tipo tecnico, ma io ho visto che... Necessariamente... Io Ho visto insomma. che però nel, affinando poi col tempo la professione, quando si lavora con l'affettività, col cuore... Si, si umanizza anche la tecnica. Si, riesce subito ad entrare, si riesce subito ad entrare, ma è un lavoro che il, diciamo, il, il tecnico deve fare a priori certo. su di sé. Allora, su queste parole ci fermiamo un attimo prima di cominciare magari argomenti un po' più articolati. La seconda nostra pausa ci sta aspettando, però ci ritroviamo tra pochissimo per tirare un po' le filanche di questo discorso. Ci vediamo tra poco. Ultima porzione di programma da trascorrere insieme al dottor Giorgio Giorda, direttore responsabile facente funzioni della divisione di oncologia chirurgica e ginecologica del centro di riferimento oncologico di Aviano. Stiamo parlando di masse pelvi che le abbiamo passate in rassegno un po' tutte, eh, andando a cercare di capire anche la componente umana eh, che eh, deve entrare necessariamente in trattamenti anche così delicati come quelli che riguardano eh, le cisti eh, di natura maligna. Cominciamo a rispondere ai vostri sms. Eh, allora, volevo chiedere al dottor Giorda se i polipi che sono nella cavità uterina possono essere maligni e se andando in menopausa scompaiono. Allora, eh, eh, faccio una specifica. Siamo in uno studio televisivo, ovviamente, eh, quindi possiamo dare delle indicazioni televisive sulla base degli sms, quindi magari mancano degli elementi importanti. Questo come premessa, dottor Giorda, a lei. Allora, cercherò di, di, di esprimermi in terminologia corrente. I polipi, che in questo caso non sono masse pelviche, ma si trovano dentro la cavità uterina, veniva citato prima l'endometrio, sono delle specie di. Eh, arbusti del prato, no? mm. cioè hanno un picciolo, un tronco con del fogliame attorno. Generalmente sono benigni e la loro capacità di degenerare legata al fatto che hanno le foglie è uguale al resto dell'endometrio. Ci sono dei polipi maligni ma che nascono già come tumori di aspetto polipoide, che è una cosa completamente diversa perché non hanno il picciolo, non hanno il tronco con le foglie, ma è tutta l'erba. Che cresce, per dare un'idea, è un cespuglio d'erba, certo. non hanno un, un vero asse. no? Allora, generalmente i polipi rimangono benigni e se degenerano, degenerano la loro porzione superficiale, come può degenerare qualsiasi altra porzione all'interno dell'endometrio, delle, dell della cavità endometriale. Certo. In menopausa non scompaiono, ma si rimpiccioliscono. Perché non vengono più alimentati? Non vengono più alimentati dal, 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 dagli ormoni generalmente, certo. ma non scompaiono. E a volte capita di trovare in seguito al work diagnostico con ecografia uh, di spessimento endometriale in post-menopausa dei polipi piccolissimi di pochi millimetri che sono assolutamente ininfluenti per la salute. Bene, mi sembra che la risposta sia abbastanza chiara. Eh, vediamo l'altro SMS. Dopo un'infezione le analisi del sangue hanno mostrato un valore alterato di antigene carboidratico C125, ma dalla visita ginecologica, dice la nostra telespettatrice, a mio parere accurata, non risultano né cisti né endometriosi, soltanto un piccolo fibroma in utero, 36 anni e tre figli. Quale potrebbe essere la causa di questo valore alterato? È una domanda molto specifica. allora il CA125 fa parte dei marcatori, così diceva prima, sì. sostanze che non prodotte per effetto di una patologia pelvica ma anche peritoneale addominale e che vengono liberate nel sangue. Il CH25 è molto importante nella diagnostica delle masse pelviche, però risente di tutte le influenze che subisce il peritoneo. Mm. E dalla storia descritta ovviamente mancano alcuni elementi, ma è probabile che ci possa essere stata un'infezione delle tube, una salpingite vista l'età, vista il riferimento all'infezione, visto che non c'è nessun'altra patologia se non il fibroma che non fa aumentare il CH125. L'infiammazione del tubo ha dato un risentimento del peritoneo della pelvi, il quale ha fatto produrre ca 125 in maniera abnorme. Generalmente il riscontro ecografico o comunque con l'imaging è scarso, a meno che non si formino non solo subito dopo l'infiammazione, ma anche più avanti delle cisti che sono false cisti che in realtà sono tube dilatate. Mm -hmm. A volte può non formarsi nulla e la diagnostica spesso è di tipo laparoscopico. Mm. Che però non è necessaria se la patologia, dal punto di vista clinico, si estingue. Perfetto, quindi anche in questo caso un'indicazione positiva, insomma. Sì, sommato, una patologia direi. benigna, generalmente. Sì, infatti. Altro SMS, si può sapere di più sul tumore, sul tumore ovarico peritoneale? E il tumore ovarico peritoneale è il tumore maligno di cui parlavo prima, che si mm. dissemina all'interno della cavità peritoneale, che può essere, nella maggior parte dei casi, legato a un'insorgenza, una volta si pensava parla di tumore ovarico in realtà inizia probabilmente dalla tuba mm. o meglio dalla porzione della tuba che va a contatto con l'ovaio e che si dissemina all'interno della cavità peritoneale. Più raramente è legato alla trasformazione maligna delle peri del cellule peritoneali stesse. All'interno della pelvi oppure anche nell'alto addome, perché il peritoneo ricopre tutti gli organi endodomini. Questo era l'inizio del nostro discorso sulle cisti maligne, che faceva riferimento proprio alla parte alta dell'addome. Cioè, le cisti nascono a livello pelvico, ma si disseminano subito a livello peritoneale, che è una specie di via preferenziale per loro. Altre due domande volevo farle in questi ultimi minuti. Che cos'è che ci dà? Se possiamo averla, la certezza eh, dell'asportazione totale della massa tumorale. Dicevo prima che i due passi fondamentali del trattamento del carcinoma ovarico sono la chirurgia sì. prima possibile è la chemioterapia, a volte ci sono anche degli altri espedienti in cui la chirurgia viene messa in mezzo a sandwich tra un, uh, un trattamento chemioterapico e il successivo, ma generalmente è l'esplorazione chirurgica perché il chirurgo, che che stiamo vedendo qui, sì, il chirurgo una... alla fine dell'intervento uh, decide, dice di aver esplorato perché non c'è più malattia. Eh, macroscopicamente visibile, queste che vediamo sono delle asportazioni della parte alta. Questo è il diaframma, dietro c'è il polmone. C e per togliere, per togliere la malattia è stato fatto anche. Era una, una, un nodulo penetrante, un buco nel, nel, diciamo, nel diaframma. Si è entrato in una cavità pleurica che adesso è stata suturata, Si vede quei figli, sì, i fili sì, blu sì. della, della suttura. E quindi il, il, la, la, il trattamento chirurgico, il chirurgo che alla fine dell'intervento decide, definisce qual è il residuo di malattia rimasto in pancia, che può essere macroscopicamente zero, assente mm. macroscopicamente, perché ovviamente se facciamo delle piccole biopsie al microscopio compaiono delle cellule, oppure può essere legato a noduli di inferiori a 2 mm, 5 mm, 10 mm. Eh, quindi il riferimento alla chemioterapia che stava facendo prima è un riferimento uh, sempre necessario nel, quando si parla di... No, nel tumore un... maligno è sempre necessario. Sempre. Ed è quanto più malattia si asporta in fase chirurgica, o meglio, quantomeno se ne lascia all'interno dell'addome, tanto meglio agisce la chemioterapia. Perché se noi lasciamo oh, malattia all'interno, la chemioterapia deve fare più, più lavoro. Mm. Ecco perché l'indicazione, tranne nel caso particolare che abbiamo visto prima di tipo conservativo, di fronte ad un tumore ovarico, è, è quella di un'asportazione veramente radicale. Radicale, sì. E anche un po' più, probabilmente, della, no, del non limite, po più. limite, limite. È una chirurgia importante, una chirurgia difficile che comporta. Uh, trattamento chirurgico della parte bassa, cioè la pelvi, ma anche della parte alta dell'addome, mm. di tanti organi. A volte, nel trattamento del carcinoma ovarico avanzato, che è la parte, rappresenta la maggior parte dei casi, bisogna togliere l'utero, le ovaie, un pezzo di intestino, l'omento, i linfonodi, il diaframma, o meglio il peritoneo diaframmatico. A volte si entra anche nella pleura, a volte porzioni, anche il, uh, asportare la milza, porzioni di fegato. Questo ci fa pensare che si tratta di un tumore abbastanza silente, perché per arrivare a. Un tumore eh, strano. A parte il fatto che è molto aggressivo, quindi mm. si sviluppa sì. velocemente esatto. e, e questa è una delle caratteristiche più insidiose, mm. eh, per quanto si cerchi di essere precoci nella diagnosi, ma probabilmente non dà neanche delle manifestazioni mm. eh, macroscopiche che inducono la donna a dire: Beh, c'è qualcosa che non va. Mm. Infatti, sono anni che cerchiamo di. A trovare degli espedienti di tipo preclinico come okay. si fa per esempio con il tumore del collo dell'utero col PAP test. E non ci riusciamo, abbiamo provato di tutto, marcatori, ecografie, altri tipi di imaging, non riusciamo a venire Quindi a capo. Quindi continua a rimanere la vostra bestia nera. Eh, la bestia modo, nera, sì, proprio, sì. Questo tumore. Eh? <ride> sì, purtroppo sì. E anche perché effettivamente, come diceva lei, è effettivamente molto aggressivo. Molto aggressivo e molto rapido nella proliferazione, per cui una diagnostica mh, assolutamente adeguata, che dava negatività pochi mesi prima, poi si trasforma in una presenza di un tumore già avanzato. Eh, volendo cercare di fare prevenzione, sono proprio agli ultimissimi minuti. Volendo cercare di fare prevenzione, se c'è magari una familiarità con questo tipo di tumore, eh, ogni quanto è bene eh, fare un'indagine diagnostica, magari per immagini? Allora, generalmente ci sono dei protocolli di, di, di follow up delle pazienti mm. che si sa. Che hanno, che hanno questa um, diciamo sindrome di tipo genetico legata al fatto che qualche parente ha avuto un, una certa tipologia di tumori, è stato fatto il test sul parente, il parente risulta positivo, viene esposta tutta la famiglia sì. al test e si trova qualcuno positivo. Allora eh, generalmente eh, queste, eh, queste mh, sindrome eh, di tipo genetico sono le BRCA, no? È, è il, caratterizzate da tumore del Seno e sì. tumore dell'ovaio sì, e anche dell'endometro in misura minore. E generalmente per il tumore del seno si fanno delle mammografie ripetute con una frequenza più uh, ravvicinata rispetto alle All altre pazienti, mentre invece nella, nella, nella diagnosi precoce del tumore ovarico si fanno del, delle ecografie. E anche lì si prendono delle cantonate perché si furono dei cisti benigni che vengono magari mal interpretati, certo. si fanno i controlli con i marcatori, ma tendenzialmente la tendenza attuale è quella dopo aver terminato la fase riproduttiva a 40-45 anni, è quella di esportare entrambe le ovaie con le tube. Quindi eh, profilassi, proprio, proprio radicale. una prevenzione radicale. Prevenzione radicale esatto. sì. Allora io vedo che sempre per gli ultimissimi minuti, eh, un'ultima cosa che eh, volevo eh, ancora chiederle, eh, tornando alle cisti benigne, mm. quanto sono diffuse nella popolazione femminile? E, e sono molto diffuse perché, come dicevo prima, è una delle patologie più frequenti a livello periferico, no? Diciamo il, primo, il prima diagnostica viene fatta perifericamente. Mm. Eh, però la gran parte di queste cisti benigne sono di tipo funzionale che poi disfunzionale che tendono a scomparire col semplice follow up per cui spesso non serve allarmarsi bisogna fare i controlli ovviamente ma non serve andare a dormire ogni sera col pensiero ovviamente soprattutto se magari eh, la, la, la prevenzione fertile. ci porta eh. a fare eh, indagini che eh, ci permettono di individuare una di queste formazioni se non danno sintomi o se non provocano un eh, peggioramento della qualità di vita non è detto che bisogna per forza andarle ad operare, ad no, nella no, maniera più no, assoluta. No, nella maggior parte dei casi, le cisti disfunzionali tendono a risolversi da sole e vanno solo monitorate perché noi non possiamo sapere con una prima certo. indagine se una cisti disfunzionale che si eh, diciamo, acquieterà, si riassorbirà. Dobbiamo seguirla nel tempo perché se magari può essere una di quelle che cresce. Esatto, certamente. Mm. Dottore, mh, siamo arrivati alla fine. Quindi noi abbiamo solamente il tempo dei saluti. Ringraziamo il dottor Giorgio Giorda, direttore responsabile facente funzioni della divisione di oncologia chirurgica ginecologica del Cro-Dieviano per averci fatto compagnia. Chissà, magari avremo altre occasioni per chiacchierare insieme. Speriamo ci sia questa opportunità. Intanto grazie. Per averci delineato Grazie. in maniera molto chiara tutto il quadro, penso che le amiche a casa siano state contente insomma, di, di aver capito qualcosina in più. Eh, con voi invece ci rivediamo la prossima settimana e faremo un'altra panoramica eh, molto più lieta in questo caso, perché andremo a parlare di parti e dei vari modi in cui si può dare alla luce un bambino. Quindi con eh, Salus ci rivediamo la prossima settimana. Grazie ancora al Dottor Giorda.